Oggi siamo qui con Sara Scapicchio, qui a corsi.it. Sara ha appena realizzato per noi un videocorso molto denso e molto interessante sull'utilizzo in maniera ottimale dei fondi europei, dei mitici fondi europei. Ciao Sara! Ecco, Ciao. la prima cosa che mi viene da dire è come hai fatto a diventare un'esperta di fondi europei, perché è una materia talmente ampia e immagino anche profonda, che uno si spaventa a solo pensiero. Allora, dipende molto dal percorso personale che poi uno ovviamente affronta nella vita. Io personalmente sono partita come architetto, però il mio è un settore che si trova a operare in ampie branche della vita comune di tutti e in particolare io poi ho fatto la scelta di interessarmi alla ricerca nel mio ambito di settore, perché io ho fatto un dottorato di ricerca appunto presso l'università e questo ti porta spesso, chiunque operi appunto nella ricerca, a dover cercare fondi come prima cosa. Per cui soprattutto nel mio settore specifico, per poter operare in quella che è una ricerca incentrata a seconda che possano essere branche di urbanistica, ma anche di ricerca tecnologica, e il mio dottorato in particolare era proprio di tecnologia, ci scontravamo spesso con il dover reperire fondi che potessero consentire l'ottimizzazione di sistemi integrati, la realizzazione di prototipi. In generale, soprattutto considerando qual è attualmente il finanziamento pubblico destinato alla ricerca universitaria, che È vicino allo zero, praticamente insomma. dovevamo necessariamente informarci per quelle che erano le fonti esterne. A ciò devi aggiungere che anche prima dell'operatività reale dei fondi europei diretti, comunque anche gli strumenti di finanziamento normali per le ricerche, anche quelli che erano i fondi statali, ma in generale anche i primi fondi europei che passavano comunque per fondi statali, avevano una gestione che seguiva ovviamente quella che è una strutturazione di una richiesta di un appunto una richiesta per un finanziamento finalizzato a un obiettivo specifico e doveva essere strutturato secondo un processo di ricerca. Per cui è la prima cosa che fondamentalmente si impara al dottorato, come va strutturata una richiesta perché poi sia accettata e valutata. Quindi ci Ecco, sono dei parametri specifici, da ciò si è è proprio una partiti. domanda che ci hanno fatto in tanti e che secondo me, modestamente, frena moltissimi imprenditori italiani, dai piccoli ma anche grandi. Poi confrontandomi con alcuni commercialisti, con il commercialista con il quale Certo. abbiamo appena realizzato un videocorso molto, molto importante. Cioè quello che da una parte